da allora il Partito Repubblicano e il suo segretario, onorevole Oddo Biasini. Questa mattina, verso mezzogiorno, avete presentato il vostro documento programmatico. L'avete fatto per far saltare le trattative di questi incontri collegiali che durano da 2 mesi o per andare al governo? Né per l'una né per l'altra cosa. Noi non abbiamo mai visto il programma su cui si discute come uno strumento per favorire o rendere più difficili gli incontri. È il programma la finalità di queste discussioni. Abbiamo quindi presentato questo programma riassumendo e ripetendo le nostre impostazioni. Abbiamo creduto di dare prioritaria importanza al problema del recupero economico e andremo a questi successivi incontri sulla base di queste posizioni che abbiamo delineato. Dunque il documento non è segreto, vero? No. Quindi, ecco, appunto, diciamo allora ai telespettatori quali sono i punti significativi che riguardano l'economia. Prima di tutto la spesa pubblica. Noi abbiamo oggi una situazione della spesa pubblica che è insostenibile. Il 14% del reddito nazionale va alla spesa pubblica. Il 25% delle spese del bilancio statale sono senza copertura. Abbiamo 30.000 miliardi negli enti locali e guardi che il 60% delle spese degli enti locali, il 60%, sono coperti attraverso mutui, attraverso prestiti, non hanno quindi una copertura. Sì, voglio dire, è una situazione estremamente complessa. È una situazione estremamente tragica. Sì, ma perché che cosa proponete per far finire questa tragedia? Certo, semplicemente, quello che abbiamo sempre detto, non semplicemente affermazioni di principio come si sono sentite in tutti questi incontri, ma una vera politica di riduzione della spesa pubblica, che guardi bene. Non può limitarsi a dire da oggi cominciamo e per il futuro, è vero, vediamo di ridurre la spesa pubblica, ma bisogna anche rivedere certi meccanismi che sono stati messi in opera che determineranno una spaventosa dilatazione della spesa pubblica. D'altra parte, tutti quanti noi sappiamo che le risorse che vanno a questa spesa pubblica improduttiva e parassitaria sono tolte naturalmente ad altre iniziative di investimenti che potrebbero assorbire manodopera. Non si risolve il problema drammatico della condizione giovanile, dell'inserimento dei disoccupati nell'apparato produttivo, del mezzogiorno, della donna, senza garantire gli investimenti. Non si garantiscono gli investimenti senza una riduzione drastica della spesa pubblica. Guardi, in questi ultimi giorni proprio abbiamo avuto un esempio clamoroso del contrasto tra il dire e il fare. Si andava alle trattative, tutti sono d'accordo, riduciamo la spesa pubblica, poi si è andato in Parlamento con il provvedimento dell'EGAM. Provvedimento dell'EGAM, calcolando al di là delle cifre che sono state poi notificate, che sono state comunicate, che non sono attendibili, ci costerà allo Stato italiano, cioè alla nazione italiana, 2.000 miliardi per tutelare, è vero, una occupazione che oggi è valutata a 30.000 unità. La legge per l'occupazione giovanile comporta una spesa di 1.000 miliardi, cioè la metà di quella dell'EGAM, che dovrebbe dar lavoro, che dovrebbe però dar lavoro a 500.000. Ecco, allora si può andare avanti così, intendiamoci bene, noi non diciamo che i 30.000 operai dell'EGAM debbono essere messi fuori. No, i 30.000 operai dell'EGAM devono ricevere il salario, deve essere garantita la loro posizione, su questo non c'è dubbio. Ma quando si legge, come si legge sui giornali di stamattina, è un'affermazione di un senatore democristiano, che un'azienda dell'EGAM, tanto per non far nomi, la Tematex, costerà quest'anno 12.400.000 lire per addetto. Mi dice lei se questa è una maniera corretta e direi morale ed onesta di risolvere i problemi del nostro paese? E nel vostro documento programmatico ci sarebbero dei punti fermi per la soluzione di questi problemi. Spesa pubblica, bisogna rivedere il problema del costo del lavoro che troppo disinvoltamente si è dato risolto, e ci sono poi i problemi naturalmente dell'ordine pubblico, drammatico, i problemi. A proposito, questa criminalità che sconvolge l'Italia, rapini, omicidi, furti, qual è l'attentato più pericoloso alla convivenza civile? Il sequestro di persona. Guardi, lei lo mette in,
come primo punto. È la cosa più vile e più allarmante. Bisogna fronteggiarlo con nuove misure e bisogna, questo che si può fare subito, unificare il comportamento della magistratura e della polizia. Oggi si legge che a Milano la magistratura blocca, e a Roma non blocca i beni, eccetera. Cioè una disparità di trattamento che è assolutamente inaccettabile. Bisogna arrivare prima ad una unificazione dei comportamenti di magistratura e polizia e poi studiare tutte le misure che sono necessarie per stroncare questo che è l'attentato più vile, pericoloso e allarmante alla nostra comunità civile. Senta, io approfitto della sua chiarezza stasera per fare un'altra domanda politica. Voi avete detto che non è intenzione di andare al governo o comunque che tatticamente non presentate proposte per andare al governo. Non tatticamente, perché tatticamente? Nel senso che così questo Non abbiamo obiettivi tattici e strumentali. Abbiamo l'obiettivo solo di affrontare i problemi del paese col massimo di rigore. Ecco, però socialisti, socialdemocratici e liberali dicono che ogni qualvolta così esiste la possibilità di creare un'area laica, arrivano i repubblicani a mandarla per aria, a farla saltare. È vero? Guardi, qui la risposta deve essere un po' più articolata. Io dico, credo che si debba precisare, che le intese e gli accordi fra i partiti possono nascere o sulla base di pregiudiziali di carattere ideologico e classista, come quelle che portarono alle intese, agli accordi, ai patti d'azione tra socialisti e comunisti in altri tempi e che oggi sono ancora alla base di certe intese pregiudiziali. Il Partito Socialista riconosce una differenza di impostazioni dottrinali, ideologiche, politiche col Partito Comunista, però pregiudizialmente dice che col Partito Comunista deve trovare una unità d'azione. Oppure le intese possono nascere tra partiti strettamente associati in un'alleanza di governo di maggioranza. A questo proposito vorrei ricordare che già nel 1951 l'onorevole La Malfa, nel 1951, lanciò un appello per un'intesa laica a partiti che erano nella stessa maggioranza, nello stesso governo e quindi su posizioni, è intuibile, programmaticamente affine o identiche. Venne, è vero, questo appello respinto con molto sussiego da coloro che oggi ci sollecitano ogni giorno non so quale intesa. Nel 1969, all'indomani della scissione tra i socialisti, il Partito Repubblicano lanciò un appello per una federazione tra i tre partiti, Repubblicano, Socialdemocratico e Socialista, che allora erano nella stessa maggioranza e anche nello stesso governo, insomma, c'erano prima e ci andarono poi dopo. Anche quella volta il nostro appello venne indicato. Allora, tolto queste due condizioni, cioè di una affinità ideologica e classista di tipo pregiudiziale e dottrinale, e soprattutto di una diciamo così, partecipazione alla stessa maggioranza e allo stesso governo, su quali basi si può realizzare eventualmente un'intesa? Per creare un'opposizione, per esempio? No. Per creare un'opposizione significa il fine. Io le domando su quali basi. Ecco, allora, su quali basi? Secondo noi, oggi, le basi sulle quali si può cercare un'intesa sono le basi programmatiche. Cioè, il Paese non è interessato a che un cartello elettorale eterogeneo porti in Parlamento 10, 12, 15, 20 deputati. Il Paese è interessato a sapere come vogliamo risolvere questo problema drammatico della spesa pubblica, della condizione giovanile, dell'ordine pubblico, della scuola, dell'università, della sanità, e se c'è consonanza di posizioni programmatiche tra le forze politiche su questi particolari problemi, si può pensare ad intese. Diversamente, queste intese sono fatte un po' per esigenze di carattere tattico opportunistico. Quindi non è vero che il Partito Repubblicano faccia pregiudizialmente saltare la possibilità dell'intesa. Il Partito Repubblicano vuole vederci dentro e vedere se questa possibilità di intesa regge al confronto programmatico. Ieri, proprio ieri, guardi, uno dei partiti che lei ha citato in una conferenza... Può citarlo anche lei, eh? Può citarlo anche lei? Quale dei tre, per esempio? Partito Socialista. Bene. Non è per amore di polemiche, perché noi siamo sempre accusati, siccome diciamo la verità, cerchiamo di dire, ogni volta che si dice una cosa vera dice questo polemizza. No,
Ieri, in questa riunione e in questa conferenza stampa, sul tema della spesa pubblica, della lettera di intenti al Fondo Monetario, sono state esposte posizioni in netta polemica con le posizioni esposte dal governatore della Banca d'Italia, il dottor Baffi, che, vedi caso, erano le stesse, esatte, identiche posizioni che il Partito Repubblicano. Ora, così si può citare, poi si potrebbe citare altre impostazioni programmatiche che riguardano altri partiti, intendiamoci, non c'è qui... Posso fare un'altra domanda? No, sì, deve finire. Devo finire. Cioè, naturalmente... noi non siamo pregiudizialmente contrari, siamo a assaggiare la possibilità di questa coincidenza di posizioni programmatiche e di obiettivi politici. Se c'è, si può realizzare un'intesa. E se non c'è, noi non crediamo oggi fermamente che questa non ci sia. Senta, c'è una vignetta storica pubblicata in questi giorni sul giornale. Moro e Berlinguer che si danno la mano al di sopra di un tavolo. Quel tavolo che forse rappresenta 30 anni, vero, di rivalità e di lotte. Come è stata accolta dal suo elettorato romagnolo? Lei va a Cesena quasi ogni settimana, sì. È stretto contatto, vero, sì, col suo elettorato. So che è un elettorato moderato, c'è un'antica tradizione. No, io vorrei dire l'elettorato romagnolo è un elettorato popolare. Ma però io vorrei fare un'osservazione a mo' di premessa. Cioè il Partito Repubblicano ha in certe regioni d'Italia delle particolari tradizioni che datano addirittura al primo Risorgimento. Però il Partito Repubblicano si è venuto rinnovando in questi ultimi tempi, ma rinnovando profondamente proprio sul piano culturale delle impostazioni politiche, direi al contatto serrato coi problemi. Quindi ecco, volevo precisare che non esiste un orientamento particolare di un particolare e vero elettorato romagnolo. L'elettorato repubblicano è amalgamato perché si è venuto crescendo sulla base di impostazioni programmatiche sulle quali abbiamo ricevuto adesioni, non certo, è vero, sulla base di prospettive clientelari che non offriamo a nessuno, non siamo in grado di offrire. Ecco, fatta questa premessa, fatto questa promessa, io vorrei dire qual è il compito di un uomo politico, di un partito politico, quello non farsi mai sorprendere dagli avvenimenti, non credere di poter arrestare certi processi della storia facendo delle barricate con le parole o con astratte pregiudiziali, terzo, dire sempre la verità. Ora, tenendo conto questo, credo che non ci sia nessuno più dei repubblicani che hanno saputo, è vero, non dico antivedere, ma vedere, è vero, quello che era lo svolgimento appunto di questa vicenda. Hanno sorriso di fronte a questa vicenda? Hanno sorriso? Il suo elettorato moderato? No, il mio elettorato moderato ha capito che questa era una vicenda che, sulla base di certe premesse, la dissoluzione del centro-sinistra, il Partito Socialista ha dichiarato superato il centro-sinistra, l'evoluzione del Partito Comunista, la gravità estrema della crisi, non essendo possibile, è vero, avere certi schieramenti precostituiti, come si viene fuori dalla crisi gravissima che il Paese, è vero, sta attraversando, si viene fuori attraverso un ampio consenso allargato al più ampio arco possibile di forze politiche e sociali. Del resto, guardi, pochi giorni fa la stessa Comunità Europea ha indicato questa politica dell'ampio consenso e ieri, due giorni fa, il governatore del Baffi della Banca d'Italia ha ancora affermato questa esigenza dell'ampio consenso. L'esigenza dell'ampio consenso è quella che si realizza attraverso questi incontri, o meglio si ricerca attraverso questi incontri. Noi ci auguriamo che si possa realizzare, su basi di serietà, perché non siamo per l'incontro fine a se stesso, siamo per l'incontro se ed in quanto questo incontro riesce a stabilire delle intese tali che possono risolvere i drammatici problemi della vita italiana. Guarda, io ho un minuto e tante domande, quindi le domande devo rinunciare perché lei è stato estremamente... Mi dispiace. Si è preso quasi tutto il tempo. Però oggi è nata la Repubblica, 31 anni fa. Non è minacciata, è una scelta definitiva. Siamo tutti contenti di essere repubblicani. E allora perché essere repubblicani oggi?
Guardi, il Partito Repubblicano è sorto un secolo fa nel nostro Risorgimento sulla base di una pregiudiziale istituzionale, la Repubblica, ma non si è mai caratterizzato neanche in periodo monarchico solo sulla base della pregiudiziale repubblicana. Aveva una sua impostazione di politica estera, Mazzini pensava all'Europa ancora nel nostro Risorgimento, pensava anche al riscatto sociale. Questa nostra caratterizzazione, connotazione moderna, è venuta via via affinandosi attraverso, è vero, la politica del dopoguerra. Non c'è scadenza importante nella politica di questo dopoguerra in cui i repubblicani non si siano collocati su posizioni di avanguardia, se mi consente anche di stimolo, vero? La scelta atlantica, per esempio, la politica europeistica, la liberalizzazione, è vero, degli scambi, l'avvio della programmazione, la riforma agraria, sono tutti avvenimenti, è vero, scelte politiche che hanno visto il Partito Repubblicano all'avanguardia. Quindi essere repubblicano oggi non vuol dire inalberare il berretto frigio e parlare dei pur gloriosi blasoni del passato che non ci interessano. Significa invece caratterizzarsi, è vero, di fronte a questi problemi. In politica estera una scelta incondizionata e senza riserve della comunità atlantico occidentale, in economia una politica di mercato fondata sulla programmazione, una politica della scuola fondata su grande serietà, perché lo studio deve ritornare ad essere un impegno serio senza permissivismo e lassismo, se mi consente anche un rapporto particolare con la cultura, non nell'intento di egemonizzare non so che cosa, ma di stabilire quel fecondo stimolo tra politica e cultura che è voluto anche e soprattutto dal progresso tecnologico e scientifico che caratterizza il tempo nostro. Onorevole Biasini, abbiamo proprio terminato. Sono rimaste fuori tante domande. La prossima volta. La prossima volta. E non ci me le dice lei adesso? No, adesso proprio non c'è più tempo. Però ci congediamo insieme, no? Ai nostri telespettatori, a cui diciamo che giovedì prossimo alle 22 sulla Rete 1 abbiamo tribuna sindacale. CISL e Intersind. Buonasera.